È ancora emergenza casa a Catania. Dopo i sit-in dei giorni scorsi, è in programma per lunedì un'assemblea sul disagio abitativo organizzata dal SUNIA della città etnea, con l'obiettivo di sollecitare soluzioni urgenti e chiedere che la questione sia inserita tra le priorità della giunta comunale. Noi abbiamo già strumenti che possono alleviare, diciamo, dare risposta al bisogno di casa con il buono casa che il comune offre a chi sfrattato cerca una casa. Stiamo lavorando sul PON inclusione, quindi con le risorse comunitarie abbiamo già in campo progetti, perché si possono spendere alcune decine di milioni per costruire circa 200 nuovi alloggi di emergenza che appunto saranno messi in campo naturalmente con i tempi e i modi e le regole del finanziamento europeo a disposizione qui. Noi a Catania abbiamo circa 1.300 abitazioni occupate abusivamente dell'Istituto Autonomo Case Popolari. È chiaro che questo, l'occupazione abusiva degli immobili pubblici, non v'è dubbio, mette in discussione il diritto di chi è in graduatoria e che non ha la possibilità di utilizzare questi immobili perché occupati abusivamente.